Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle, versione global, non nel nostro account principale, ma siamo in un account fresh, come si suol dire, poiché abbiamo un account di rank 3 che sto portando avanti, cioè in realtà non ci gioco, ma che ho praticamente da tantissimo tempo, e in cui ci sono riuscito tramite i login giorno per giorno ad arrivare ad 800 Dragon Stones. Non ho nemmeno un pochino di storia farmata, vi faccio vedere. Ecco qui. Perfetto, c'è tutto da farmare. E signori, quest'oggi cos'è che voglio andare a fare? Probabilmente deve essere già scaduto l'evento di Gogeta e Omega, credo di sì. E quindi cos'è che voglio andare a fare? Voglio andarmi a spendere tutte queste 800 Dragon Stone all'interno di questo Dual Dokkan Festival, quindi incredibili multi-summon, forse tra le più grandi in assoluto, quindi spesa enorme. E voglio regalare questo account, ovviamente nel caso uscisse qualcosa di buono, perché qui abbiamo... Oddio, qualcosina... Nulla di eccezionale per il momento. Però vediamo un pochino se riusciamo a trasformare questo account in un qualcosa di davvero fighissimo. Faremo delle multisummon, ve lo dico, velocissime. E vediamo un pochino se riusciamo a sculare un bel po' di personaggi forti, così regalo questo account al fortunato vincitore. Ecco, quindi signori, io direi che possiamo subito partire. Abbiamo anche le multi gratuite a disposizione. Sto registrando proprio questo video per fare una summon incredibile, anche con le gratuite. Quindi partiamo con la prima, con Gogeta. Vediamo un pochino, partiamo subito con un Bye Guys, quindi con un Break the Screen. Si rompe lo schermo? Si rompe lo schermo. Partiamo subito con un It's Over Frieza. Quindi signori, dobbiamo creare un account incredibile. Lo creeremo insieme. Vi ripeto, probabilmente evento di Gogeta e Omega terminato, quindi se li riusciamo a trovare, per chi non ne ha avuto modo, potreste portarvi a casa un account molto molto figo per iniziare. Full Power Bojack, primo personaggio SSR. Poi troviamo Guldo fisico. Ok, C18. Ma dato che sto giocando il grandissimo Majin Buu Good, grande, continua ad uscire in questi account, cioè cerca di uscirmi il meno possibile nel mio, anche se ultimamente mi sta letteralmente devastando, ma va bene. Quindi secondo SSR. E quindi prima multisummon che si interrompe così. Comunque è una comodità immensa giocare, stare sul telefono con Dokkan, è incredibile. Incredibile davvero, cioè posso mettermi come voi, invece con l'iPad devo sempre stare un attimino, ecco, attento. Però giocare sullo schermo grande, signori, è tutta un'altra roba, credetemi, è tutta un'altra roba. Allora, primo livello, vediamo. Secondo livello, niente. Terzo livello, però allora, Yamu, poi androide numero 16, Gohan Kid, Zarbon, Guldo, due Guldo insieme, non ci credo, 19. Ed andiamo con la prima multisummon schifezza immensa. Quindi abbiamo ancora 756 Dragon Stones a disposizione. Non è iniziata benissimo, ma insomma, allora vi dico, a me non interessa più di tanto, perché a me interessa trovare la roba nel principale. Però nel caso in cui questo account dovesse trasformarsi in qualcosa di davvero molto figo per iniziare a giocare, bene, sarebbe un qualcosa di davvero eccezionale, per il fortunato, dicevo. Quindi Tao Pai Pai, Frost, Gohan Teen. Magari vediamo se riusciamo a sculare anche più del mio, ma ne dubito con i due Gogeta quarto livello che abbiamo trovato. E vabbè, lasciamo perdere dell'altro, perché non vi ho fatto uscire ancora la summon ad oggi, nel momento in cui sto registrando, quella lì di Omega. Non ve l'ho fatto ancora uscire, quindi evitiamo spoiler. Nel caso ve l'avessi già fatto uscire, con tutta probabilità, bene, già sapete che ho pullato, e quindi vabbè, inutile. Quindi partiamo con la prima free, altre 700 Dragon Stones comunque a disposizione. Ci facciamo dopo questa qui il giro su Omega, vediamo chi riusciamo a trovare. Per il momento, ecco, non abbiamo iniziato assolutamente bene. Majin Buu Good e Full Power Bojack. Ok, Bojack carino, nulla di eccezionale, carino più o meno. Goku Super Saiyan Blue fisico, altro scarpone immenso questo personaggio, quindi ottimo. Ottima SR questa qui. C17 del futuro, Ginyu, Botamo, ok, Yamcha, Videl, Nappa. Mamma mia, è stato un giro pessimo sto qui, eh. Ah, ho fatto partire di nuovo il giro su Gogeta. Vabbè, dopo sta qui veramente passiamo su Omega, ve lo dico.
Non ci ho fatto caso, l'ho fatto partire così istintivamente. Allora, molte navicelle. Release Yellow si trasforma in Super Saiyan. Quindi, primo livello. Secondo livello. Dai che così testiamo anche un pochino i rate, li testiamo. Comunque tranquillissimi poiché ok, qui ho 800 stones, ma non ho preso minimamente alcuna stone dai daily. Metal Hild, perfetto. Dai daily quindi non ho sfruttato minimamente le 200 million dragon stone che sono state messe a disposizione, come giusto che sia. Tra l'altro questo non è un account reroll da poco, ma boh, l'avrò fatto partire mesi e mesi fa. Ok, nappa. E quindi anche questa summon è andata... Insomma, non mi è piaciuta per nulla, a me non mi è piaciuta. Allora, andiamo stavolta su Omega, ci andiamo a fare anche il giro su di lui. Signori, non sembra, ma se 800 Dragon Stones sono un'infinità, da spendere poi tutte nello stesso video. Insomma, noi di solito ci facciamo sempre un giro e basta, ultimamente, nel mio account principale. E ce lo godiamo, ecco, ce lo viviamo. Invece qui non mi piace tantissimo fare queste cose, perché non ce le viviamo, le siamo anche nel mio account. Tora, grande scimmia, va bene. Nail, Trunks, Cimbale, Ricom, Ginyu SR. Altra summon andata da schifio, direi. Andiamo con questa qui da 30. Raga, per favore, ve lo dico già da adesso, non mi domandate Blazi come hai fatto a fare tutte queste Dragon Stone, com'è possibile che a rank 3 hai 800 miliardi di stone. Ve l'ho detto ad inizio video, c'ho sto account da mesi, entro ogni giorno a prendere i login, ci sono state delle giornate in cui hanno dato 50 stone, 30 stone, ecco, di quelle lì non sono state toccate, non è stata toccata una Dragon Stone. E pensate che per molti giorni non ho fatto l'accesso su questo account, ve lo dico. Quindi le 800 sarebbero potute essere anche 1200, 1300 per dirvi. Il tutto free to play, signori. Assolutamente, mamma mia. Cioè, sta account è una roba. È una roba che se non ci riprendiamo fra pochissimo. Io inizio ad essere con più... Cioè, allora, sono contentissimo per come è andato anche questo Dual Dokkan Festival. Ma signori, vi dico la verità, adesso sono ancora più contento. Cioè... Più contento del contento. Va bene, secondo livello, vediamo. Allora, Zarbon, 16, Dodoria, Chirobai, Gohan, Hercule, Android numero 19, Neise, Frieza, Bulma. Un'altra vuota. Vediamola free, vediamola free. Sa che sta account è inutile regalarlo, ve lo dico, io ve lo dico. Per il momento, se rimane tutto così, cioè l'account... Non lo regalo, non lo regalo. Però se me lo chiedete, se uno di voi viene e dice Blasi, mi piacciono questi scarponi che hai pullato, dammi comunque l'account. Tranquillamente, 18 SSR. Bella quella, anche Bardock Great Tape. Comunque bella quella carta di C18, ve lo dico. Molto molto carina come carta. Non facciamoci prendere così dal fatto che C18 allora non è una carta molto molto buona, secondo me. Allora, ritorniamo da Gogeta. Così ci terminiamo il giro. Tra l'altro mi sembra che non abbiamo ancora beccato un personaggio da Dokkan Festival o da Banner in questo caso, Bah, stranissima sta cosa. Cioè i rate, probabilmente stiamo pullando nel momento in cui i rate sono più che bassi per i personaggi da Banner. Non ho idea. Yamu, Pan, Tao, Videl, Krillin, Videl... Goku Super Saiyan God Int, davvero molto molto buono quello lì, Team Super Int. Mi servirebbe, ve lo dico, mi servirebbe. Quindi signori, abbiamo già speso più di 300 Dragon Stones qui nel giro di 5 minuti. Quanti sono? Release Rainbow, Super Saiyan, vediamo. Primo livello. Secondo livello, ricordiamo che abbiamo anche i ticket a disposizione. Ticket che a me vanno sempre malissimo, ma qui negli account secondari ovviamente ci troviamo il mondo. Primo personaggio da banner, se non vado errato, forse secondo, boh, mi sembra primo. Broly Super Saiyan leggendario, quindi abbiamo trovato il primo God Leader di questo account. Vegeta Great Tape SSR. Va bene, Mr. Satan. Vegeta Int, va bene. Ok. Quindi questa multisummon, insomma, non è andata da schifo come le altre. Abbiamo trovato il God Leader forse peggiore di tutti. Probabilmente. Ma insomma ci sta, dai, ci sta. Comunque è un God Leader, quindi non disdegniamolo completamente. E tra l'altro lasciamo perdere.
Primo livello, secondo livello, stavo per dire che è l'unico che fa qualcosa. È l'unico che mi manca, ve lo dico. Poi vabbè, vedrete. Allora, procediamo velocemente anche su questa. Un altro Broly, quindi lo portiamo ad Ability 1 in questo account, meglio. Io non lo porto ad Ability 1, però se mai dovesse capitare l'account a qualcuno, se troviamo qualcosa in queste ultime 450 Dragonstone, bene, il fortunato si porterà a Broly ad Ability 1. Insomma, questo account, in questo account cos'è che deve uscire effettivamente per regalarlo a qualcuno? Omega o Gogeta, o magari qualche altro personaggio come Rosé, come Veget, ma almeno in doppia copia magari, perché altrimenti è inutile regalarlo, cioè ve lo dico con tutto il cuore. Goku, Trunks, Jaco, Nail, Nappa, Tien, Ace Sharon, Goten, Yakon, Radish. Altra multivuota. Bene bene. Bene bene bene. Me me ne frega niente, ve lo dico, però. Però sarebbe sempre meglio pullare qualcuno per regalare questo account, perché me lo voglio togliere. E non vorrei cancellare il gioco così, cioè non vorrei farlo scomparire così dal nulla e basta. Cioè, sarei contento davvero. Mi farebbe davvero molto molto contento regalare un account forte a qualcuno, dai. Quindi, Kid Buu. Ok, poi mi sento che esce qualcuno. Ho parlato! Goku Super Saiyan di quarto livello, e questo account inizia già a diventare un qualcosa che ha senso regalare. Che ha senso regalare per chi magari non ha pullato Goku Super Saiyan di quarto livello, per chi vuole iniziare con Goku quarto livello e con qualche personaggetto, con un God Leader, comunque. Insomma, dai, è diventato regalabile forse, o meglio, dipenderà tutto da voi. Se c'è qualcuno che vuole st'account, allora, se siete in tanti a volerlo, o se siete numerosi, vediamo di organizzare un qualcosina per regalarlo. Altrimenti, vabbè, Gohan del futuro. Altrimenti lo regalo così a chi me lo chiede. Se ce n'è uno, ad esempio, che mi dice: Blasi, dammelo a me, tanto nessuno lo vuole. Subito, lo regalo immediatamente. Quindi abbiamo la free, ed abbiamo altri due giri da poter fare in generale. Dato che abbiamo trovato Goku quarto, io direi di andare stavolta su Gogeta di nuovo. Dopo questa qui, ovviamente. Release Rainbow, Super Saiyan, vediamo. Primo livello. Oh, comunque è difficile trovare sti due. Eppure ho trovato i due Gogeta con una facilità immensa. Ho visto che anche altri l'hanno trovato. Hanno trovato entrambi, perché non riesco a parlare, facilmente, cioè Gogeta e Omega. Però, cioè, è andato tutto davvero in base all'account. Ci sono stati account che davvero hanno dovuto soffrire in modo immenso per trovare uno dei due, e altri invece che l'hanno trovati con una facilità estrema. E signori, io inizio a spaventarmi, poiché se per trovare questi personaggi qui ci abbiamo messo 500, cioè non li abbiamo trovati in 500 Dragonstone per il momento, in 500, sì, Dragonstone più i giri, più le multi gratuite. Signori, inizio a spaventarmi, ed ho fatto bene probabilmente a tenermi le stone per Gogeta Int lì, inizio a spaventarmi. Quindi, primo livello, secondo livello, perfetto, niente terzo, nemmeno nei secondari si vede più ormai. Quindi, Freezer prima forma, Ginyu, Goku Super Saiyan Blue, Kaioken. Bene. Quindi Tamburello, androide numero 16, Goku Great Ape, perfetto. Stiamo trovando un bordello di personaggi non da banner, il che mi scandalizza, perché hanno i rate praticamente più bassi di tutti. Cioè, i personaggi sul banner ovviamente hanno il rate up, quindi hanno dei rate alti rispetto a tutti gli altri. Invece noi stiamo trovando tutt'altro fuorché i personaggi da banner, oltre i due Broly, il Goku Kaioken e il Goku Super Saiyan di quarto livello, ma che sono pochi secondo me, calcolando che abbiamo speso comunque 550 stones, non ci ho fatto caso. Comunque, questo cos'è? Si rompe lo schermo, thank you Dragon Balls addirittura. Vediamo, vediamo, non è detto che sia Gogeta, assolutamente. Io col thank you Dragon Balls ho trovato lui, il quarto livello. Infatti è Vegeta Blue STR, però non è detto che sia l'unico. Vediamo. Dodoria, Trunks Super Saiyan GT. Ok, ok. Quel Vegeta Blue tra l'altro lo cerco, mi farebbe piacere trovarlo, vi dico la verità. Ovviamente sarebbe un pochino, non dico scarsetto, un pochino inutile averlo, poiché non potrei portarlo ad SA10. Anche perché darei la priorità all'SA10 per altri Vegeta Blue, tipo l'Int ad esempio, che non ho, ma comunque tipo a quello.
Però insomma, Goku Black, che non ho tipo mai trovato nel mio, in 350.000 summon. E quindi, insomma, stiamo iniziando a trovare i PG banner. E questa è una cosa che mi fa piacere in questo momento. Quindi, dai, andiamo con la free. Se riusciamo a trovare Gogeta, ci facciamo l'ultimo giro completo su Omega Sharon. Quindi, una navicella, release Rainbow Super Saiyan, però. Quindi, primo livello, secondo livello. Nulla, vediamo cosa pulliamo stavolta. 18, Freezer, Krillin, Yamcha, Jirobei. 17, piccolo, Golden Freezer. Quel piccolo praticamente vuol dire SSR dopo. Quindi altro personaggio da banner trovato, Naze, e non troviamo Gogeta. Incredibile, ma vero, non troviamo Gogeta. Io, sapete cosa vi dico? Continuiamo su Gogeta, poiché sono sicuro che... Ok, ci sono più personaggi più forti in Omega probabilmente. Non di Gogeta, ma ci sono personaggi più forti. Ma... ecco, io credo che siate tentati più dall'avere Gogeta piuttosto che altri personaggi, tipo un Vegeta che è un personaggio immenso, ma credo siate più tentati da Gogeta. Quindi, vediamo. Lo schifo pure sta qui. Lo schifo pure sta summon. Ok. Quindi, continuiamo. Vediamo, vediamo. Dai, è carica. Si vede che siamo sul telefono però, si vede davvero. Release Rainbow Super Saiyan. Stiamo trovando un bordello di multivuote, una roba. Ok, si rompe lo schermo qui. Si è rotto lo schermo. Rikum, Kui, Radish, Tora, Radish, Tao, Darbula. Altra vuota. Ma possibile? Ma è incredibile sta roba, è incredibile che non siamo riusciti a trovare un Gogeta. Siamo riusciti a trovare né uno fra Gogeta e Omega. Va bene che abbiamo trovato Goku, va benissimo. Però, cosa è successo? Cioè, sono crollati letteralmente i rate dei due personaggi. Probabilmente si saranno resi conto che, non so, saranno usciti con una facilità estrema. Borgos, Vegeta, Zarbon, Dore, 17. Va bene. Va bene. Passiamo alla free e poi passiamo ai ticket. Oddio, bisogna vedere quanti ticket abbiamo, Allora, vediamo, 1, 2, 3, 4. 4 navicelle, 4 pod, quindi release yellow. Super Saiyan, primo. Secondo. Ok. Quindi, Chaozi, piccolo, Yakon, ultimissima, Guldo, Goku, Cell, Bulma, Yamcha, Cell, Maghetta. Altra vuota. Altra vuota. Quindi signori, nulla Gogeta, nulla Omega. Pazzesco direi. Vabbè, vado a recuperare i ticket e ci vediamo fra pochissimo. Ok signori, eccoci qui, tornati. Siamo prontissimi, ticket avviati. Andiamo di multi summon ovviamente. Quindi, avviata la prima multi ticket. Vediamo un pochino adesso chi riusciamo a trovare. Con 43 ticket. Non si trasforma. Potrebbe essere tanto Bye Guys tanto quanto no. Infatti Bye Guys, cioè, solo qui, solo nei ticket che non sono nel mio account principale troviamo qualcosa, vabbè. Fin quando troviamo Vegeta terzo livello, chi se ne, in tutta sincerità, chi se ne davvero. Ce l'ho addirittura in duplice copia, se non vado errato, nel mio global, quindi, per dirvi. Allora, passiamo al prossimo ticket. Dopo ci andiamo a vedere chi è che abbiamo ottenuto dalle... cioè, come alla fin fine... un'altra volta? Possibile? No, questo non si trasforma, sicuro. In realtà si trasforma ancora una volta. Thank you Dragon Balls. Gohan, Nail, Rekum, Trunks del futuro, va bene. Vabbè, fin quando escono sti qui non mi fanno per nulla rosicare, ma per niente. Quando escono i personaggi forti davvero dai ticket mi fanno rosicare parecchio, ma tanto. Quindi, nulla Super Saiyan stavolta, quindi eccola qui. Questa è la multi praticamente inutile, dell'inutilità, quindi secondo... sto a rosicare, ve lo dico, inizio a rosicare adesso. Inizio a rosicare, ok? Credibile, credibile. Da ridere ste robe, da ridere davvero. Da ridere, vabbè. Ma avrebbe fatto comodo un Gogeta STR doppio, ve lo dico.
ve lo dico, mi avrebbe fatto comodo. Non tanto per il Team Super, ok, ad oggi anche nel Team Super, ma più per il Team STR, perché è staple e rimarrà ancora staple per tanto tempo, probabilmente, finché non uscirà uno davvero che arriverà e dirà: Gogeta, per favore, vai. E il tuo tempo è finito. Bulma, Chimbal e Zarbon. Ok, finalmente una multi schifosa. Finalmente una multi schifosissima. Quindi vediamo un pochino la prossima come va a finire. Vediamo. Mister Satan a destra. Yellow Super Saiyan. Vediamo. Primo livello. Secondo. Niente, terzo. Perfetto. Così mi piaci. Grandissimo. In realtà, dai, cerchiamo di trovare ancora qualcosina in modo che sta account veramente ve lo regalo, eh. Perché schifosissimissimissimissimo non è, almeno per iniziare, bisogna dirlo, per iniziare, specialmente per chi inizia probabilmente in questo momento, non è lo schifo, ecco. Per chi invece ha già un account sotto, anche con qualche personaggetto, signore, evitate questo account, secondo me potete evitarlo. Questo qui è giusto per iniziare. Però dipende sempre da chi troviamo qui. Ok, non abbiamo trovato nessuno. Poi andiamo con le ultime due multi più tre ticket. Quindi, vediamo. Allora, prossima multi. Dai che creiamo sti account insieme. Senza Omega e senza Gogeta. Che Dio, sono anche inutilizzabili come leader, va detto, va detto. Quindi giustamente, grandi ticket, grandissimi. Vabbè, vabbè. Vabbè, va bene. Vabbè, multi che alla fine non mi ha fatto rosicare più di tanto. Sarebbero stati probabilmente Baba Point da me, ve lo dico. Sarebbero stati Baba Point tutta la vita. No, vabbè, il Gohan mi piace. Il Gohan come artwork mi piace un bordello, quello lì. E poi è una carta sicuramente carina. Nulla di eccezionale. Nulla di che in realtà, ma carina più o meno. È carino l'artwork. Va bene. Secondo livello. Allora, si distrugge ancora una volta tutto. Vediamo. Ok, comunque questi ticket, devo dire la verità, stanno diciamo mantenendo le aspettative. Non per quanto riguarda i personaggi che abbiamo trovato, ma per quanto riguarda gli SSR. Perché si stanno facendo trovare 43 ticket. Abbiamo trovato almeno 4-5 SSR, se non vado errato. Giustissimo. Ingiusto invece me, che con 34 ticket trovo una ceppa. Trovo una ceppa, trovo Majin Buu Kud. Quindi almeno abbiamo trovato qualche genuine in quei ticket, che è la cosa più importante forse. Quindi ultimi due ticket, vediamo come vanno a finire questi qui. Ok, quindi Super Saiyan primo livello, Super Saiyan di secondo livello. Quindi proviamo. Ok, Butanks, non male, non male come SR. Se mancava in questo account non è niente male. Ogni account secondo me dovrebbe possedere almeno un Butanks. Ci sono dei personaggi SR che sì, probabilmente ogni account dovrebbe possederne almeno uno. Almeno uno. Si sa mai, sto Butanks per il momento è ingiocabile ormai. Però non si può mai sapere. Quindi vediamo. Ok, non chiudiamo col botto, chiudiamo con Cimbale. Cembalo, va benissimo. E quindi signori, totale, questo qui è l'account. Mettiamolo per SSR, ecco qui. Questi qui sono i personaggi che abbiamo trovato. Abbiamo Gogeta, Goku Black, Goku Super Saiyan di quarto livello, doppio Broly, Goku Blue Kaioken, Kid Buu, Bills da Dokkan Festival, Vegeta Blue, Vegeta, Golden Freezer, ottimo personaggio, Trunks, Goku, va bene, Goku Super Saiyan God. Insomma, personaggi che valgono davvero la pena secondo me. Gogeta, Black, Goku, Broly, ok, sì, Broly va benissimo, Goku Blue Kaioken, Beerus, Vegeta, Golden Freezer. Quindi siamo già ad 8 personaggi che vale la pena avere. Goku God 9. Quel Vegeta Int, vabbè, non saprei più di tanto. Togliamolo.
Goku Godint 10, quel Bardock potrebbe anche valere un pochino la pena. C18 secondo me vale la pena averla, quindi 11. Abbiamo anche degli Old Kai più dei Muten. Quindi signori, non è un account che fa incredibilmente schifissimissimo per iniziare, secondo me. Ve lo faccio vedere, eccolo qui. Quindi se lo volete fatemelo sapere. Se vedo che abbastanza di voi volete questo account, ve lo regalo, cioè organizziamo qualcosina. Altrimenti se siete in pochissimi, lo regalo al primo che me lo chiedo, al primo di cui leggo il messaggio, ecco. Quindi signori, questo è l'account incredibili multisummon, addirittura 800 Dragon Stones spesi in questo Dokkan Festival. Non abbiamo trovato né Gogeta né Omega, ma almeno abbiamo trovato qualcosina. Qualcosina è lui. Abbiamo trovato lui, signori. Il più importante, non lui, ma lui. Il più importante. Ovviamente che abbiamo trovato. Quindi signori, a questo punto io vi invito a lasciare un mi piace se questo incredibile pack opening, questo incredibile video pool vi è piaciuto. Quindi commentate, fatemi sapere se vi piace questo account e se lo volete, se volete iniziare con questo account. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video e quindi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.